è tenerezza per il passato, è coraggio per il presente, è speranza per il futuro. Si tratta del desiderio ardente che ogni tazza possa traboccare di benedizioni ricche ed eterne e che ogni percorso possa portare alla pace. Buon Natale a tutti! Natale non è tanto aprire i regali quanto aprire i nostri cuori. Le cose più belle della vita non si trovano sotto l'albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare la felicità e la gioia di essere gentili. Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello. Lasciate che la magia del Natale pervada le vostre anime e accenda l'amore in tutti i vostri cuori. Il Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell'ospitalità e la straordinaria fiamma di carità del nostro cuore. Non sarà Natale se cercheremo i bagliori del mondo, se ci riempiremo di regali, pranzi e cene, ma non aiuteremo almeno un povero che assomiglia a Dio, perché a Natale Dio è venuto povero. Fatti un regalo per Natale, perdona qualcuno che ti ha fatto del male, libera il tuo cuore da questo peso e lascia che ritorni a sorridere. Natale per sempre, non soltanto per un giorno. L'amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d'argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso. Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel bambino Gesù, il Figlio di Dio. Il Natale ti porta un lieto annunzio. Dio è sceso su questo mondo disperato e sai quale nome ha preso? Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Se gli apriremo con cordialità la nostra casa e non rifiuteremo la sua inquietante presenza, Gesù bambino ha da offrirci qualcosa di straordinario, il senso della vita, il gusto dell'essenziale, il sapore delle cose semplici, la gioia del servizio, lo stupore della vera libertà, la voglia dell'impegno. Lui solo può resistere al nostro cuore, indurito dalle amarezze e dalle delusioni. Il Natale è amore in azione. Ogni volta che doniamo, ogni volta che amiamo. È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano, ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro, ogni volta che volgi la schiena ai principi per dare spazio alle persone, ogni volta che speri con quelli che soffrono, ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di amare gli altri attraverso te. La mia idea su Natale, antica o moderna che sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, perché dobbiamo aspettare il Natale per iniziare? Gesù nasce in noi ogni giorno, si incarna nella nostra fragile e meravigliosa umanità e fa del nostro niente la dimora dell'amore. Viviamo con gioia questo avvenimento, anche in tempi difficili. Oh, Bindi, sembra più il cammino che Babbo Natale. Però vi auguro un buon Natale con pochi regali, ma con tutti gli ideali realizzati. Buongiorno a tutti voi amici dell'Azione Cattolica Parrocchiale e a tutta la parrocchia. Con questo video, in questa piazza retrostante la nostra chiesa, vorrei farvi gli auguri di Buon Natale, anche da parte di Don Mimmo. E vedete, questo è il luogo di incontro, è un luogo di frontiera per noi, dove dobbiamo uscire dalle nostre sacrestie e annunciare a tutti la vita bella, una vita nella giustizia, nella legalità, senza fare cose di nascosto o cose che rendono la vita difficile, inquinata, poco trasparente. Perciò voglio augurarvi un buon Natale con due simboli. Uno è un panno in microfibra che ho appena comprato da una donna che comunemente viene chiamata zingara. E invece
mi ha regalato un panno che è profetico. Dice: lava, lucida e sgrassa. Che questo Natale lavi i nostri cuori, lucidi le menti e sgrassi tutto ciò che nella società deve essere abbattuto come il virus. E poi un altro simbolo, ancora più carico di profezia, la stola viola. La stola che dice il sacramento della riconciliazione, affinché possiamo essere un ponte verso la città, affinché questa piazza e tante altre piazze e tanti altri luoghi di San Ferdinando possano essere luoghi di pace, luoghi di armonia, di convivenza civile, fraterna, perché siamo fratelli tutti. Buon Natale da me e da Don Mimmo. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.